La coppia va a trovare colui che ha architettato la storia d'amore. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più innamorati, in barba agli scettici che al GF VIP avevano scommesso contro la loro relazione. E a proposito di Grande Fratello VIP, nelle scorse ore la coppia ha fatto visita al loro padre sentimentale. Cioè colui che ha avuto un largo merito nella nascita della Love Story, Alfonso Signorini. Il direttore di Chi, un po' per esigenze televisive, un po' perché evidentemente aveva scorto qualcosa di speciale tra l'influencer e l'ex velino di Striscia la Notizia. Nel corso del reality show ha infatti preparato una serie di situazioni per far decollare il rapporto. A distanza di 3 mesi si può tranquillamente dire che la missione è stata compiuta con successo. Oggi visite inaspettate, ha scritto Signorini su Instagram, immortalandosi con Giulia e Pierpaolo. Immediata la reazione di diversi ex geffini che hanno condiviso con la coppia il percorso all'interno della casa più spiata d'Italia. Cecilia Capriotti, Patrizia De Blanc, Diane Mello e Maria Teresa Ruta hanno piazzato dei festanti cuoricini rossi sotto al messaggio. Nessun gesto invece da parte di Elisabetta Gregoraci, come era prevedibile. L'ex moglie di Flavio Briatore è stata corteggiata per diversi giorni da Pretelli al GF VIP. Non concedendosi. Alla fine Pierpaolo è emigrato dalla Salemi, dimenticandosi in fretta della conduttrice calabrese che in più di una occasione ha lasciato trapelare la sua perplessità sull'agire dell'ex velino. Così, i rapporti si sono raffreddati, per non dire ghiacciati. Non sono infatti mancati botta e risposta roventi tra Elisabetta e il modello che, a quanto risulta, dopo l'esperienza nel programma di Canale 5 non hanno più avuto alcun contatto. Tornando alla love story dei prelemi, tutto sembra andare a gonfie vele, i due piccioncini si mostrano affiatati e uniti. Supportandosi a vicenda. In svariati frangenti hanno dichiarato di incastrarsi alla perfezione e di provare molta stima reciproca. Che è un sentimento spontaneo e rigoglioso. Insomma, la coppia non è cartonata. Come inizialmente in molti avevano sostenuto.